s'accomodi pure, mi faccia capire qual è il suo problema. Un po' titubante, pian piano mi spoglio, tra mille domande riempie quel foglio. Si metta tranquillo, non abbia timore, su faccia un respiro, allarghi il cuore. Poi lei si avvicina con fare deciso, mi sento confuso da quel suo sorriso. Mi tocca di qua, mi tocca di là, dichiara pazienza che ce la farà. Caspita, esclama, che bell'affare, ma c'è un rimedio, occorre operare. Bisogna togliere quel gran gonfiore, se tutto va bene ci vorrà un paio d'ore. Passa il tempo, son tutto sudato, però quel gonfiore ormai se n'è andato. La dottoressa mi sembra perplessa, perché ad un tratto mi dice così. Le do un consiglio, è meglio aspettare, in certi casi si può rigonfiare. Ma com'è bravo il mio caro dottore, conosce il rimedio per ogni gonfiore. E da quel giorno io son diventato il suo paziente più affezionato, e me la prendo con tutta quella gente che dice la mutua non vale più niente. Poi lei si avvicina con fare deciso, mi sento confuso da quel suo sorriso. Mi tocca di qua, mi tocca di là, dichiara pazienza che ce la farà. Caspita, esclama, che bell'affare, ma c'è un rimedio, occorre operare. Bisogna togliere quel gran gonfiore, se tutto va bene ci vorrà un paio d'ore. Passa il tempo, son tutto sudato, però quel gonfiore ormai se n'è andato. E me la prendo con tutta quella gente che dice la mutua non vale più niente. C'è un rimedio, occorre operare. Bisogna togliere quel gran gonfiore, se tutto va bene ci vorrà un paio d'ore. Passa il tempo, son tutto sudato, però quel gonfiore ormai se n'è andato. E me la prendo con tutta quella gente che dice la mutua non vale più niente. E me la prendo con tutta quella gente, perché la mutua è un grande valore.